titolo del corso che propongo è Perimetro e Area ed è tratto dalle esperienze e dalle lezioni di Emma Castelnuovo. Una delle cose più sorprendenti e nello stesso tempo innovative di queste lezioni è proprio lo stimolo ad osservare e guardarsi intorno. Nei diversi lavori di Emma Castelnuovo questo stimolo è particolarmente evidente nella descrizione dell'argomento aree e perimetro. In questo corso presenterò esperienze concrete relative alla scuola secondaria di primo grado. In particolare tratterò una prima parte relativa alla costruzione di poligoni articolabili con materiali poveri e con il grigio piano. Quindi passerò ai poligoni isoperimetrici, illustrando le attività che consentano di mettere in relazione il perimetro che resta costante con l'area che cambia, e successivamente mi concentrerò sui poligoni equivalenti con perimetro diverso. Anche in questo caso vedremo quali attività concrete si possono realizzare con gli alunni. Infine, collegherò tutte le attività con cenni di geometria analitica, con alcuni argomenti di scienze e l'uso dei software di geometria dinamica.